Benvenuti, grazie di essere Carlo, lui è Claudio. Oggi vi parliamo due aspetti di moda in quest'ultimo periodo, cioè il cloud e la virtualizzazione. Quanti di voi hanno usato un sistema di virtualizzazione o un sistema cloud? Quanti di voi usano un prodotto tipo, non faccio nomi, comincia per I e finisce per Tunes? iTunes, i prodotti box tipo on cloud sono servizi da oggi quello che vediamo sarà una brevissima introduzione e poi una parte più pratica, più divertente, fatta audio. Vedremo una definizione di computer dal NIST, dal National Institute of Standardization americano. Vedremo i tre servizi, tre modelli di servizio dati da service provider, e vedremo un po' dei concetti base di virtualizzazione, per che cosa andremo a vedere poi in pratica. Che cos'è il cloud? Secondo il NIST, il cloud deve essere un servizio onnipresente, pratico e a richiesta. Onnipresente significa che devo poterlo raggiungere ovunque io mi trovi, quindi devo avere dei prodotti, dei sistemi, dei dispositivi che siano facilmente reperibili, un computer, un client, un tablet. Non devo avere dei meccanismi complessi per poter raggiungere il mio servizio. Pratico, non deve essere necessario avere conoscenze particolari, tecniche particolari, e a richiesta devo poter avere delle modifiche al mio servizio in maniera veloce e anche self-service, cioè devo poter essere autonomo caricare il mio servizio. Di fatto sotto uno strato hardware e una serie di servizi software a mia disposizione. Questi oggetti sono dei service provider. On demand significa che io mi devo interfacciare con il mio service per poter chiedere delle modifiche che possono essere a pagamento, può esserci un contratto di assistenza o meno, adattabile nel senso che non posso sottostare a richieste troppo stringenti da parte del service provider, e il service provider deve poter essere possibile da adattarsi alla mia richiesta. Raggruppabile nel senso io ho una certa capacità di calcolo e una certa banda, posso raggruppare queste risorse e suddividerle su più utenti e su utenti diversi, tenendo comunque separato il servizio, quindi non andando a rovinare il servizio che sto dando ad altri. Discorso che facevamo prima, facilmente, cioè devo poter usare del dispositivi normali per poter modificare e raggiungere il servizio. Servizio che mi vengono dati. Se io mi fermo, come dicevamo prima, dei prodotti tipo Dropbox, tipo altri prodotti on cloud, è il SaaS, un software as a service, quindi io utilizzo un software come fosse un servizio. Posso solo modificare alcune configurazioni del software che sto utilizzando. C'è un passo aggiuntivo che è il platform as a service, quindi ho una serie di strumenti software un po' più profondi che mi permettono di creare dei miei servizi, dei miei software come servizi. Nella documentazione che vi verrà, se volete registrarvi, vi verrà mandata, ci sono due esempi. Cloud Foundry è uno di questi, è un progetto open source per creare del software on cloud. Può raggruppare cloud di vendor diversi e fornire un servizio su differenti in maniera in teoria abbastanza semplice. Quello più profondo è l'infrastructure as a service. Fondamentalmente il provider fornisce effettivamente delle macchine, dei server. Non sono dei server fisici, ma sono fondamentalmente delle macchine virtuali.
che è l'argomento che andiamo a vedere, adesso. Nell'hardware classico, che sia un server o che sia il computer di casa, la parte fisica è installata appena sotto al sistema operativo, come al mio sistema operativo con i miei programmi. Se devo spostare questo sistema operativo su un'altra macchina, devo reinstallarlo. Non ho ci sono delle maniere un po' più semplici, ma fondamentalmente devo reinstallare il software da un'altra parte. Nella virtualizzazione in realtà io ho sia la parte hardware e poi ho un'astrazione superiore. Il sistema virtualizza le mie periferiche di base, quindi la CPU, la RAM, il disco e la scheda di rete, e mi permette di installare sopra questo sistema i miei sistemi operativi. In questa maniera mi slego, riesco a slegarmi dall'hardware fisico. Adesso facciamo un... tocca già. Allora, intanto ringrazio Carlo della presentazione e anche di non avermi rubato una definizione di cloud. La parola cloud vuol dire nuvola. Qualcuno si è mai domandato il perché di questo termine? Vabbè, praticamente quando si fanno gli schemi di rete, quando si definisce internet si usa una nuvola. Una nuvola per indicare il tutto senza entrare nei dettagli. Anche per usare questo termine, perché c'è un oggetto che mi fornisce dei servizi e non voglio assolutamente sapere i dettagli all'interno di come sono. Questo. Allora, per il software di virtualizzazione che ho scelto di utilizzare, la scelta è caduta su Proxmox. È un software che abbiamo utilizzato al centro giovanile per un progetto che dovevamo aggregare un firewall, un router e un server. E le risorse hardware erano leggermente limitate, allora si è deciso di concentrare tutto su un'unica unità e usare degli switch. Proxmox, una delle particolarità che ha è che supporta due sistemi di virtualizzazione, e anche questo bisogna specificare meglio. Un sistema di virtualizzazione classico in cui si emula una macchina fisica virtuale con le sue risorse hardware, CPU, spazio e RAM, al cui interno si può eseguire qualunque sistema operativo su architettura x86 a 64 32 bit come Linux, Windows, FreeBSD e altro. Un'altra alternativa sono i Linux container. Praticamente è una macchina Linux che ha come kernel la stessa della macchina host e viene visto semplicemente come un processo dal sistema operativo, e lo spazio dedicato a sé è praticamente una directory. È un concetto simile alle jail di FreeBSD. Allora, adesso voglio entrare dentro una delle macchine virtuali che avevo già preparato in passato per questa presentazione. Se non sbaglio gli indirizzi IP, vabbè, a dopo. Allora, vabbè, una presentazione dell'interfaccia web. Una caratteristica che ho preferito a Proxmox è la possibilità di amministrare via interfaccia web invece che usare software dedicati come VMware, che su piattaforma Windows, e se devo modificare delle macchine virtuali dovrei o utilizzare una macchina virtuale o un computer dedicato, perché con Wine non funziona. Con Proxmox ho questa possibilità. Allora, un esempio di creazione di macchine virtuali la faccio qua adesso, create container, il nodo della macchina, dopo spiego i cluster. Uh,
questo praticamente dove gli dirò di andare a salvare i dati, che il password di amministrazione qui. Bene. Qua una caratteristica interessante dell'utilizzare i container è che siano già dei modelli di distribuzioni di Linux con anche già preparate per usare alcuni software. Qui per esempio, oltre a Debian, avevo messo Request Tracker, che è un software di gestione dei ticket. Viene scaricato in automatico quando mi serve, e quindi è già qua all'interno il TCZ. Qui definisco le risorse. Qui, senza andare troppo nel dettaglio, se indico un indirizzo IP della macchina che mi tornerà comodo per entrare dopo, e alcune caratteristiche di rete e la conferma. Questa è la creazione della macchina virtuale, ci metterà un po' il suo di tempo. E cos'altro è che posso dire? Beh, intanto che lui sta creando e sta già lavorando, aggiungo una particolarità dei Linux container. Essendo non delle proprie vere macchine virtuali in senso tradizionale, ma una distribuzione di Linux eseguita in parallelo a un'altra, non ha dei tempi di avvio molto brevi, non c'è la fase di boot, c'è grab che bisogna selezionare eventualmente il kernel, ma ha un'esecuzione pressoché istantanea. Qui tra le varie caratteristiche, per esempio è l'avvio al boot, va bene. Qualcuno di voi prima mi aveva chiesto per utilizzare delle macchine virtuali se non sono in locale. Beh, c'è la possibilità, qua ci sono le console, ce ne sono di vari tipi, di solito uso NovaVNC. Apro una finestra. Ah no, bene, ecco un esempio. Ecco, su questa macchina ho già fatto degli aggiornamenti, però il kernel presente è quello che fornisce Proxmox di per sé, quindi se ho bisogno di particolarità a livello kernel non li ho disponibili, devo rivolgermi a una macchina virtuale normale. Perché interessa utilizzare Linux container? Uno dei motivi più importanti riguardo la sicurezza. Praticamente, ovviamente parlando a vari gradi, una delle particolarità delle macchine virtuali gestite in autonomia con KVM o VMware eccetera, il sistema operativo è autonomo dal punto di vista dell'amministrazione dell'interfaccia di rete, per esempio. Quindi uno potrebbe impostare, se ci si è dimenticati, la modalità promiscua e quindi ricevere datagrammi non previsti che fossero arrivati sull'interfaccia, fare qualche porcata tipo mettere indirizzi IP strani sull'interfaccia, e quindi chi è l'amministratore di quella macchina può agire in maniera malevola. Con Linux container, come ho impostato prima l'indirizzo IP, la configurazione viene fatta a livello di sistema host. Il guest non ha, ha alcune limitazioni, non è completamente autonomo per la configurazione, e quindi vengono evitate alcune stupidaggini. Per esempio qua, l'interfaccia VNet 0 è quella che intendevo prima, viene configurato dal sistema host e quindi io posso provare a cambiarlo, però in realtà dopo non esco, non posso fare robe particolari. Un'altra particolarità interessante, come aveva accennato Carlo, è la trasparenza dell'infrastruttura che sta al di sotto. Ora,
io sto usando un Linux container su una delle due macchine fisiche che vedete là, le due macchine nere. Il processore che vedo è uno di quelli fisici effettivi, Intel Core 2, Duo, eccetera. Utilizzando Proxmox e anche altri software è possibile migrare la macchina virtuale in maniera trasparente. Grazie, ok. No. Ora ci metterà 1 o 2 minuti perché deve trasferire tutti i dati da un disco, da un server all'altro, però a un certo punto succederà che il nome del processore cambierà, questo mentre sono in funzione, mentre si lavora sulla macchina. Nel mentre che fa, questo non mi serve, vabbè, la lascio funzionare, nel mentre mostro un'altra configurazione di una macchina, questa volta del tipo classico, proprio con la massima flessibilità. Crea una macchina virtuale, nome, fantasia. Qui c'è la possibilità di alcune ottimizzazioni, per esempio la dimensione della RAM o altre caratteristiche. Gli dico come base per l'avvio, come ISO per l'avvio dell'installazione, una CentOS che ho scaricato preventivamente, qua alcune caratteristiche, dimensione minima consigliata, eccetera, tipo di processore, numeri di processori, RAM, rete, siccome la macchina virtuale avrà bisogno di rete soprattutto, posso avere delle configurazioni particolari sui miei switch che prevedono di segregare in base al traffico del tipo di cliente. Se è un cliente classico, una certa VLAN e quindi una certa garanzia, o altre VLAN di garanzia via via maggiore, posso impostare un tag dei pacchetti che verranno generati e quindi trattati in maniera adeguata. Tipo di interfacce, a seconda se sono supportate dal sistema di installazione e via. 104, ok. Allora, intanto qua è andata avanti. Ok, questa è la macchina virtuale reale che ho creato appena adesso. Io posso eseguirla immediatamente, però quando vorrò seguire le fasi di installazione, da boot, eccetera, c'è un problema. Probabilmente la finestra di installazione sarà più grande dello schermo perché vede una scheda virtuale, video virtuale con delle certe caratteristiche che in teoria le permette, ma in pratica non mi lascia. E quindi cambio la scheda video, che in questo caso dovrebbe essere 640x480, quindi dovrebbe essere accettabile. Ok, installa e adesso comincerà con l'installazione normale. Questa è l'installazione normale, eccetera. No, questo sì. Ora, si potrebbe utilizzare la stessa possibilità di migrare le macchine virtuali live da un sistema all'altro. Con i container funziona bene così com'è. Con le macchine reali serve uno storage condiviso, non siamo riusciti a farlo. Però se avessimo avuto il materiale e il tempo, anche la macchina VMware, la macchina con CentOS, sarebbe stato possibile avviarla. Qua lasciamola in sospeso. Quello che mi sono impuntato è su questa. Intanto ci sono domande? Ah, adesso quel minuto là
tempo. Non era mai morta la macchina, si è trasferita però correttamente. Il processore è cambiato, sorprese della diretta. Qualcuno ha qualche domanda? Allora, VMDK è un formato di VMware, comunque sì, lo riconosce. Fra le varie possibilità che prima mi dava di creare la macchina virtuale o di aggiungere, era hard disk, i formati in cui li salverà su hard disk, sono RAW, CAMO e VMware. Per formati VirtualBox bisogna convertirli, li converti e poi li salvi sulla macchina, sui server fisici. Allora, è free, puoi scaricare gli aggiornamenti, c'è anche non la versione a pagamento. Tu la scarichi l'ISO, la installi, gli aggiornamenti che hai, se non hai comprato una licenza, diciamo sono in test, sono pacchetti in teoria in test, però sono abbastanza stabili comunque. Se tu puoi comprare delle licenze che oltre ad avere, diciamo, degli aggiornamenti stabili, hai anche il supporto. Quindi sì, se vuoi supporto ce l'hai anche a pagamento, altrimenti lo puoi scaricare tranquillamente, gratuitamente. È sotto licenza AGPL3. Proxmox è un bare metal, praticamente tu lo devi installare su una macchina e lui pretende di essere da solo, quindi installarlo sul proprio portatile no, su delle macchine dedicate sì, le ho portate apposta. Cos'altro avevi chiesto? Un'altra cosa? VMware di che tipo? Perché c'è Workstation, SXE e... Allora, VMware Workstation è, diciamo, facendo un paragone, è paragonabile a VirtualBox. Li esegui in locale, devi fare delle prove, oppure ti serve una macchina virtuale in continuo, però ti serve soprattutto avere la finestra di cosa sta effettivamente succedendo. Proxmox è più vicino a software tipo SXE oppure Xen, Citrix, oppure Red Hat Enterprise, RHEL, che sono pensati più che altro in remoto e creare dei server in remoto, non di lavorarci in locale. Ogni macchina è un nodo, bravo, grazie. Una caratteristica non unica di Proxmox è quello di creare dei cluster di macchine e poterli amministrare. La cosa infatti mi ero dimenticato di discutere era poter amministrare le varie macchine da un'unica interfaccia web e aggiungere fino a un massimo di 16 nodi. E questo, c'è la possibilità di creare cluster ad alta affidabilità, però anche lì pretendono dell'hardware un po' particolare, bene o male che se si guasta qualcosa, in qualche maniera gli venga tolta la corrente, che non provi più a eseguire le macchine virtuali che sono già state migrate. Altri software usano altri sistemi meno brutali, però questa è una loro scelta. Dei sviluppatori proxy. Mm.
ho migrato una macchina, sì, dal nodo B al nodo A, quello sì, e questo senza interrompere il funzionamento della macchina, ha fatto la migrazione in maniera trasparente. Infatti fra i vari messaggi della finestra che ho chiuso anche c'era salvataggio dello stato della macchina, quindi processore e stato della RAM, ed è stato trasferito via rete e ricaricato sull'altro nodo. Altre domande? Posto? Bene. Grazie.